Ciao ragazzi e bentornati sul canale MacGabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il plastico dell'Oriente Express nello storico scenario del Passo del Sempione. Ebbene, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 59, dove all'interno abbiamo ricevuto un altro sacchetto di erba sintetica e finalmente i pezzi del comignolo con i tubi delle grondaglie che andremo a montare sul secondo chalet di montagna e poi l'ennesimo pino alto. Ma non solo, nel corso di fermodellismo vedremo la tecnica per realizzare il pendio montuoso che scende verso la stazione. Ok, siete pronti per questo nuovo video tutorial? Allora iniziamo, Orient Express, vai! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al plastico di Orient Express e al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale MacGabri Collections. E se vi siete persi i video tutorial precedenti, andatele a rivedere, vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist dell'Orient Express. Allora, ragazzi, mi raccomando, andate a vedere anche gli ultimi video che abbiamo pubblicato dei modellini che porteremo interamente sul nostro canale. Stiamo parlando del modellino di Jig Robot d'acciaio alto 70 cm e di Mazinga Z alto 75 cm. Su entrambi ci siamo portati già avanti con l'assemblaggio della testa e abbiamo testato il funzionamento dei LED. In particolare quello di Mazinga Z, ragazzi, sono 6 LED, cioè uno spettacolo, veramente bello, andatelo a vedere. Ok, detto questo, vi faccio vedere il secondo chalet di montagna. Questa è la situazione attuale di questo modellino, sulla quale andremo ad assemblare il comignolo qui in alto e poi i tubi delle grondaglie. Ok, detto questo, iniziamo il nuovo unboxing. Vai! Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 59, opera distribuita in edicola dalla Hachette. Allora, ecco i componenti che abbiamo già ricevuto con il fascicolo numero 60, quindi troviamo la striscia LED per il secondo chalet di montagna e poi la novità, i due pini piccoli. Questi sono proprio i primi che riceviamo, visto che adesso abbiamo ricevuto soltanto pini alti, ed ecco un altro binario dritto. Allora, iniziamo poi con il corso di fermodellismo, con la prima parte della tecnica per realizzare il pendio montuoso che scende verso la stazione. Iniziamo. Allora, in questa fase ci si sposta a lavorare su quell'area del plastico compresa tra il muro di contenimento e la strada. Allora, cosa si andrà a fare? Si andrà a mettere del materiale di poliuretano qui tra i due elementi con funzione di riempimento. Allora, in questo caso sono stati realizzati due blocchetti di poliuretano alti 45 mm e lunghi circa 15-18 cm. Praticamente questi due blocchetti andranno ad essere posizionati in corrispondenza della parte più alta del muro di contenimento e qui in questa immagine possiamo vedere come poi vengono posizionati e incollati con colla vinilica. Si prosegue poi con la realizzazione di altri due blocchetti di poliuretano, entrambi alti 25 mm. Allora, uno sarà lungo circa 7 cm e l'altro circa 15 cm. Allora, nell'immagine successiva possiamo vedere come andranno disposti, quindi quello lungo a ridosso del muro di contenimento, mentre quello corto vicino la strada. Poi si prosegue a preparare un altro blocchetto lungo 15 cm che però sarà leggermente discendente, quindi seguirà la discesa della strada da 50 mm a 45 mm e andiamo proprio a fissare proprio in prossimità della strada. Si prosegue poi a riempire tutto lo spazio vuoto rimanente sempre con degli spezzoni rettangolari di poliuretano, facendo attenzione che quelli a ridosso del muro di contenimento più o meno devono avere la stessa altezza. E quindi diciamo è una costruzione un po' ad occhio. Dopodiché si procede ad incollare tutti i pezzi con la colla vinilica.
E poi qui praticamente è stato notato un errore, cioè che i pilastri di sostegno della strada avevano un poco spazio per il sostegno dei parapetti, e quindi praticamente sono stati aggiunti dei piccoli pezzi sporgenti di poliuretano, quindi una correzione che... E dopo che i blocchetti di poliuretano si sono asciugati, si procede a stendere il nastro a rete. Quindi non si fa altro che andare a ricoprire diciamo tutto lo spazio tra il muro di contenimento e la strada con il nastro a rete, e quindi ci andiamo ad appoggiare su vari blocchetti di sostegno che abbiamo incollato. Qui è stato fatto anche un piccolo test di posizionamento delle rocce. E dopo la stesura del nastro a rete si procede a coprire il tutto con la carta di giornale, quindi imbevuta con soluzione di acqua e colla vinilica. Quindi praticamente una volta che si sarà asciugata si andrà a riempire tutta la parte con le rocce. Qui è stata utilizzata la tecnica dello stampo, quindi una volta che le varie rocce sono state identificate in base alla forma e diciamo agli spazi a disposizione, si procede a incollarle, quindi si prepara la solita soluzione con stucco murale ed acqua e si procede a incollarle una ad una, vedete? Dopodiché si procede a riempire tutti gli spazi vuoti e poi una volta che si saranno asciugati con lo stucco, quindi con un pennello imbevuto d'acqua, si andrà a unire tutte le varie fessure di collegamento tra una roccia e l'altra, in modo tale da rendere la roccia la montagna, quindi in questo caso questa parete rocciosa completamente omogenea. E poi praticamente sono stati inseriti anche dei piccoli trucioli a formare il brecciolino per renderlo più naturale, ed ecco qui il risultato finale. Ed eccoci arrivati alle fasi di assemblaggio di questo video tutorial, in cui andremo a montare le grondaie, eccole qui, e poi andremo a montare i particolari del comignolo sul tetto spiovente. Ok, procediamo. Recuperiamo quindi lo chalet di montagna e qui in prossimità della parete, vicino al balconcino, andiamo a montare la prima grondaia, ossia quella più piccola. Quindi non faremo altro che inserire questo perno all'interno di questo foro e dopodiché andiamo a inserire anche questi altri due perni sui fori della parete. Ed ecco fatto. Ora ci spostiamo a lavorare sulla parete opposta, dove andiamo a montare la tubazione della grondaia, quello più grande. Quindi facciamo la stessa operazione, iniziamo a inserire il perno superiore in questo modo, dopodiché andiamo a inserire gli altri due che ci sono sulla parete. E così è come si presenta lo chalet di montagna completo delle tubazioni della grondaia. Andiamo ora a posizionare il comignolo nella sede che troviamo ricavata sul tetto, quindi lo orientiamo esattamente in questo modo e andiamo a inserirlo ad incastro con questi due perni. Quindi premiamo verso il basso ed ecco qui come si presenta. Dopodiché ruotiamo il tutto e lo fissiamo dall'interno con una vite AP. Procediamo. E per finire andiamo a posizionare la copertura del comignolo, e questa semplicemente si monta per incastro qui in corrispondenza dei quattro perni. E così è come si presenta il secondo chalet di montagna completo dei tubi della grondaia e il comignolo. Ok ragazzi, come sapete con i prossimi due fascicoli finalmente lo andremo a completare. Monteremo quindi la striscia LED all'interno e monteremo la pavimentazione.
Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al Plastico dell'Oriente Express e al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora vi lascio con questa panoramica dall'alto dei due chalet di montagna completi dei Comignoli e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!